Buongiorno, noi stiamo lasciando il nostro hotel a Alle Washington. ore 7:42. Ci siamo svegliati molto presto e stiamo andando a Richmond. La colazione non era inclusa, come avevamo dedotto ieri sera dall'ingresso, però ci siamo organizzati con le banane che abbiamo preso ieri a colazione e i muffin che abbiamo Per preso i ieri a bimbi, noi abbiamo colazione. solo spizzicato un po' così. Tu hai Io mangiato non ho fatto, qualcosa? no, Non hai io non ho mangiato? colazione. Quindi adesso, perché questa ragazza è stata bravissima, stiamo andando in un posto speciale a fare colazione. L'hai trovato? Sì, 5 Ok, minuti. allora andiamo lì. Questi ragazzi, oramai viaggiatori, provetti, salutano l'aereo, sta laggiù. Vedo mamma che si sta un po' sbrigando, eh? Come mai? Fame. Ha fame. Uno scoiattolino! Che carino! Che carino! L'ha preso! Che carino! E siamo arrivati. Dunkin' Donuts, che Fefè punta da quando stavamo in Canada. Sì. Mi piaceva tantissimo. E oggi faremo colazione qui. Ecco qua le famosissime ciambelle. Ho preso double chocolate. Tu? S'mores. Lavi questa qui, tutta rosa. E poi in mano c'ha quella di Tommy. Che stanno facendo un po' e un po'. Un assaggio, un assaggio. Buona colazione allora, ragazzi. Lei è contenta. A Tommy sono piaciute le ciambelle. Sta a mangiare quello di là, là anche. Com'era, Tommy? Noi così all'americana che usciamo col nostro cappuccino ad agosto, però buono, molto buono, approvato. Non fa caldo, ecco perché ci va il cappuccino caldo. Siamo partiti da 5 minuti. Lavinia. Sfogo perché qua siamo imbottigliati nel traffico perennemente. Siamo partiti e ci dava un'ora e mezza e adesso ancora ci dà un'ora e mezza. Ci stanno più 40 minuti di traffico, non si sa per quale motivo. Siamo fermi, fermi totalmente. Sono le 9:20. Sono 9:20 di mattina, vero che anche sabato mattina, 10 agosto, quindi magari pure loro andranno da qualche parte, immagino. Però dico, ma è possibile? Pure ieri era venerdì e c'era traffico. Cioè c'è sempre questo traffico che uno sta bloccato così? In Canada non fu In così. Canada non abbiamo avuto mai questo problema se non passando per le grandi città. Infatti noi abbiamo detto, vabbè, abbiamo salutato le grandi città, mo andiamo verso le lande sconfinate che non ci dovrebbe stare nessuno e niente. Perché stiamo Invece andando verso sud. stiamo andando verso sud e ora siamo nello stato della Virginia, tra l'altro, precisamente a Fredericksburg e c'è un traffico allucinante. Fredericksburg che è Ostia praticamente. Allora, sfogo, sfogo. Che poi stiamo così fermi e improvvisamente non c'è più traffico. Cioè non c'è una motivazione reale, capito? Così, tutti fermi in processione. Le cose più belle però sono le targhe. Ogni stato ha una targa diversa, poi loro la possono fare pure personalizzata. E questo infatti c'ha tutti gli uccelletti, uccelletti. Mettiamo benzina il numero 87, quello che dobbiamo spingere e poi prendere la Abbiamo scoperto che è gasolina. l'87 la nostra, Abbiamo non c'era chiesto a una ragazza scritto. molto gentile che ci ha aiutati. Va bene, fatto. 33 dollari. Ah, ok. Quindi aspetta, quelli del noleggio ci mangiano perché se 33 dollari è il pieno, però dipende dallo stato. Abbiamo chiesto a una ragazza molto gentile anche se la questione del traffico fosse una cosa abitudinaria quotidiana qui in questa zona e lei purtroppo ha detto di sì. Ci consiglia anche di ripartire immediatamente perché comunque dice che dopo diventerà peggio, secondo lei. E invece noi vorremmo fare comunque una tappa perché qua ci sta un Walmart, un Target, quindi mi sa che Alessandro andrà al volo a vedere che cosa hanno dentro e poi esce e torna da noi. Ho trovato 151. Ora ci facciamo una bella spacchettata, eh? Uno che spara? No. Uno che si arrangia bene? Tra mezzo miglio prende No. Ma il di chi DN78 è di colore? per Virginia È 161 South. di colore rosa, come la pelle. Quindi è una persona? Ha Sì. No. superpoteri? È una persona che conosciamo? Sì. È in questa macchina? Sì. Vai, Tommy. Tommy, la persona è in Stai in questa questa macchina. macchina, Tommy. Lavi. No, sbagliato. No. No. Chi è rimasto? Io. Totto. Indovinato. Virginia 161 South. Tocca a me. Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati al Museo dei Bimbi che sta a Richmond e andiamo a vedere come è fatto dentro. Abbiamo visto che ci stanno dei giochi ad acqua.
Infatti Fede ha preso i costumi e i bimbi sono contentissimi, perché ci siamo fatti tre ore e mezza di macchina. Non ci aspettavamo una cosa del genere, davvero, perché il traffico aumentava. Noi andavamo avanti con la macchina, ma il tempo aumentava. Cioè, quindi è come se tornassimo indietro, hai capito? Sì, e la cosa che abbiamo fatto è stata fermarci, come avevamo detto, perdere 10 minuti in realtà, ed è migliorata la situazione perché abbiamo guadagnato mezz'ora. Eccoli i giochi ad acqua, finalmente! Il tanto ricercato museo dei bambini, perché noi nei nostri tragitti cerchiamo sempre poi delle cose da fare per i bimbi, e questo è perfetto perché sta proprio in mezzo per arrivare a, qual era l'altra cittadina? Raleigh. A Raleigh, quindi Richmond sta a metà tra Washington e Raleigh. Bello, poi si sta freschi pure. Che bel posticino che abbiamo trovato. Guarda, tutto il percorso. Sì, sì, stancatevi, stancatevi. Tutte le energie, vai. No, no, la faccia, la faccia. Fa vedere. È pieno di aree giochi. Guarda. Oh, eccola. Eccole, guarda, eh. Questa è la banca. Questo sarebbe un trasferimento di soldi, vedo. Dalla banca vanno di là e poi da di là li devi riprendere di qua. Stanno salendo. Eccolo uno e eccola due. Wow, che bella quest'area. Tutti i dinosauri. Che ci hai portato, Lavi? Ah, grazie. Arriva anche Chef Totto. Oh, due piatti ci ha fatto. La banana gli avevo chiesto. Questo qua di Scooby-Doo, il pomodoro, la banana e poi l'erba. Grazie. Grazie, è il momento di pagare. Paghiamo. Tieni Tommaso, questo è per Lavi. Tieni. Oh. Questo è per Tommy. Grazie per tutto questo buon cibo. Ci sta di tutto in questo posto. Pure mungere una mucca. Vai ragazzi, fate il latte. Vai là là. Faccio sto latte! Forte! È arrivato il momento! I ragazzi si tufferanno là dentro. Siete carichi? Sì! 3, 2, 1, via! Ma chi è? Solo enigmista? Vai do! E mentre loro sono lì che giocano, noi ci rilassiamo su questa panchina. Ed ha scattato anche delle bellissime foto. Belli parchi così, così noi ci riposiamo un po'. Mi aspettavo meglio, onestamente. Come? Sono, io ho detto che bello. Perché? $9 abbiamo pagato a testa. Tanto? Porca miseria. Vabbè, però ci rilassiamo un po'. Perché tu non sei mai stato a quello a Roma, è molto meglio. Andate a quello di Roma, è stupendo. Bimbi vestiti e siamo pronti per tornare in macchina. Vi siete divertiti? Okay. È stato bello, eh? Vero Lavi? Ti sei divertito? Io ho dato quello. Il triciclo. Abbiamo trovato un posto davvero molto carino. Chissà se si mangerà bene. È caratteristico. Eccolo là. Burger and brew. Che vuol dire brew? Non si sa. No, come si sa? Sembra molto molto carino da fuori. Ma chissà. Chissà se si mangerà bene. Tra poco vi diremo. Noi non dovevamo venire qua, dovevamo andare in un altro posto che faceva il barbecue tipico del Texas. Ma c'era la fila. Il filone. E come mai qua non c'è la fila? Fefe. Ci hanno dato i colori per i bimbi. Oh, questo è un posto veramente americano. Americano. Ci sta lo scelto, già il coso del prezzo per i bimbi. Wow. A 5,95. Ci sta, ci sta. Eccolo il menù tipicamente americano. Ma qua è tutto americano, mi sa, eh? È bellissimo. Con $1,99 si aggiunge l'insalata. E noi la prenderemo? No. Ragazzi, quanta roba è arrivata. E siamo parecchio affamati. Tommy, infatti, ha già iniziato. Buono, buon appetito allora. Appena dato un morso. Com'è? Tanto se la ride anche Lalla, guardala che americana. Ma che sei matto? Ma perché oscilla? Vai. Che scimmia. Insomma è buono.
È il momento della verità, il primo assaggio. Mega pane in osso questo, vado? Manca una salsa. Ah, il mio invece è cremosissimo. Un po' asciutto ma croccante. Buono. Quello di Fede c'ha una salsina che lo rende un po' più buono. Buonissimo. Come si chiamava il tuo? Il mio si chiamava Juicy Lucy Inside Out. E il suo invece si chiamava il Bureval Grill. Comunque buoni. L'ho tagliato. Questo è come è fatto a strati. In particolare, una sorta di ispezione del panino. Guardate le moto qua fuori che hanno i caschi appoggiati sopra. E Fefe giustamente ha fatto un'osservazione. Hanno molto rispetto della proprietà privata altrui, no? Ogni cosa è di qualcun altro, non la toccano. Queste invece sono le patate dolci. Come sono, Fe? Approvate? E adesso milkshake americano. Vai, Totto. Buon assaggio alla salute. Alla salute. Oddio, no, te lo sei tirato addosso pure tu. Vai là là. Com'è? Pizzica. È freddo. Vale a me. Alla salute. Com'è? Mamma. Ti piace? Adesso mi sento un vero americano. Ci dovevamo togliere questa soddisfazione di mangiare qua dove state? Con i bimbi per la prima volta proprio americani. Questi bimbi americani che sono carichi a palla perché il milkshake era pieno di zucchero, non ovviamente finito, e non sono abituati loro e non hanno mangiato nemmeno le patatine, hanno lasciato veramente tutte le patatine che ci siamo mangiati noi, erano molto buone, quindi non sono veri americani. No, sono italiani. Italiani. La camminata da veri americani. Guarda, guarda, veri americani. Perché non te lo fai un giretto da Walmart prima di andare in albergo? Te lo fai, te lo fai. Si è svegliata anche Lalla che dormiva da inizio viaggio pomeridiano. È stata bella lunga, 3 ore quasi. Ma adesso siamo da Walmart perché prenderemo la cena qua. Guardate cosa abbiamo trovato. La tastiera di One Piece, bellissima. Non si va a comprare? Eh no, come la riportiamo a casa? Abbiamo trovato i giocattoli di tutta la ciurma. Lo sapete, siamo in fissa con One Piece, ma Federica ha trovato qualcosa di meglio. Io sono emozionata. Fai vedere, Fede. I Biker Mice. Lo sai qual era il mio preferito? Quello grigio. Lui. Questo qua. Grigio. Eccolo qua. Quello con grigio. Questo ci giocavo tantissimo. È quello grigio, me lo ricordavo, me l'avevi detto. Il Cyborg. Invece a me piaceva lui. Adesso andiamo alla ricerca di qualcosa da mangiare per questa sera. Che cercavi, avevo Fede? Un po' sete. Un po' sete, meno male, Fede. Ancora lo vendono! Ancora lo vendono, veramente. Sì, però non in è una fallito. Versione, in una versione. Una versione sola. Ragazzi, questo qua è succo di pomodoro con le vongole. La faccia. Faccia dentro scioccata. C'è l'acqua delle vongole. Faccia scioccata. Mamma, Tommy, loro se lo bevono. Se lo bevono, capito? Così. E gli piace pure. Gli piace pure, capito? Ma cosa abbiamo appena trovato? No, guarda le nostre facce. Non ci credo. Ma le facce, le facce. Ma è inquietante. È un ciucco. L'avi ha scelto Minnie. Molto bella. Guarda, metto Tommy in crisi, siete pronti? Come metti Tommy in crisi? No, no. Tommy. Tommy, Sonic o Leonardo? Leonardo. No, no, Tommy, no, non lo fare. Tutte e due. È un succo di frutta. Un giorno uno e un giorno l'altro. Totto in crisi, allora, secondo capitolo. La crisi di Totto. Vediamo, Totto. Totto. No, Michelangelo. Oppure Leo. Leo. Choc because Philadelphia cream cheese alla fragola e al mirtillo. No, deve essere buonissimo questo affare. Oddio, l'umo che ha trovato. Kit Kat al gusto ciambella. Prendilo, lo assaggiamo stasera. Finisce il video che assaggiamo questo. No. Vai, vai, vai. Assaggio, assaggio. Questo Walmart ci sta sorprendendo. Sicuro, eh? Vai, vai. Vai. Come i vecchi tempi. Vai, vai. Questo Walmart ci sta sorprendendo. Ci sono un sacco di cose strane come piacciono a noi. Un sacco di pizze pure. Guardate quante pizze ci sono. Tantissime. Noi dobbiamo andare ancora a vedere la cena in realtà, perché vorremmo prendere un'insalata. O comunque per i bimbi un pezzo di pizza, qualcosa da mangiare. Anche per loro magari un'insalata con il pollo non è male, eh. Vediamo se c'è qualcosa che va bene per loro, perché non voglio dargli cose troppo azzardate. Però fargli assaggiare anche un po' di verdura, perché sennò qua la verdura non c'è. Con questi cereali hanno vinto. Guardate che meccanismo hanno per imbustarti la roba. Molto figo. Fede sta andando in missione qua da Whole Foods, perché da Walmart non avevano le insalate.
Noi volevamo cenare con l'insalata, perché il pranzo di oggi ci ha sderenato. Vediamo che trova Fede. Oddio, si è persa. Oddio. Oddio, non sapeva dove stavo. Il senso dell'orientamento di Fefè, ma la faccia! Ho trovato la pasta di Scooby-Doo! Hai trovato la pasta di Scooby-Doo? Avevo promesso la pasta di Scooby-Doo? Ecco. Ho trovato la pasta di Scooby-Doo. Ma sei sicura che è pasta? Sì, maccheroni uccisi. Va bene, allora. Per noi? Oh, non vuoi vedere per noi? Una cofana di insalata con le uova! Per noi? Brava, brava. Vuoi sapere quanto ho speso? Tanto? No, 30 euro. 30 euro! Beh, un'insalata gigante! Era meglio Mac. Adesso andiamo in hotel e mangiamo. E poi vi salutiamo. E questo è il nostro motel. Come piace ad Alessandro? Così, sulla strada. Tiè, più di così. E queste le camere. Wow! Quanto è caratteristico questo motel! Guarda, guarda, pure al piano superiore ci hanno messo. Super caratteristico con la strada. Qua, il parcheggio giù. E devo spostare anche la macchina. Questa? Oh! 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 Ammazza! È bellissimo! Bella! Chiudi che entrano gli insetti. Vai. Ha detto ci sono le zanzare. L'odore non è dei migliori, eh? Sa di molto molto carina. Disinfettato però. Carina. Bella. Senti, io da spostare la macchina però. Vedi, è carina. La prima regola quando si entra in un motel è di chiudere la testa. Subito, immediatamente. Questa non si riapre, rimane così. Questo è l'ingresso, c'è anche un appendiabiti, cassetti. Poi abbiamo una televisione con frigorifero. Qua abbiamo una scrivania funzionale con uno specchietto. Ah, 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 vedo la zanzara. Una cosa tipica dei motel è il lavandino fuori. E poi qua invece abbiamo la tazza con una vasca da bagno, che però non utilizzeremo perché noi abbiamo fatto ieri la doccia. Allora, a livello di pulizia mi sembra buono, onestamente. C'è la zanzara, come avevano detto. Che vi devo dire, ragazzi, per 70 euro mi sembra più che decente per 4 persone. Certo, poi c'è sta il fono che è bruciato completamente e andrebbe cambiato. Però non fa niente, se può fare. Per me è approvato, dimmi. Lavinia. Lavinia vuole farvi vedere una cosa insieme a Tommaso. Ah, un frigo. Allora ci mettiamo l'acqua? Sì. E i succhi di frutta che abbiamo comprato, è una buona idea? Sì, sì, sì. Tommy e Lavi si stanno spazzolando la pasta di Scooby-Doo in mac and cheese. Buon appetito, bambini. Ci siamo arrangiati in questo modo. Si vede che questo motel è stato rinfrescato da poco, perché è tutto, tutto molto nuovo. Si sente tantissimo il disinfettante. Proprio tanto, tanto, tanto. Non so quanto sia una cosa positiva, però comunque è pulito. Ci sono anche dei quadri, insomma, è tutto molto sistemato. Pulito anche per essere un modello che abbiamo pagato 70 euro. Non oso immaginare cosa ci daranno a colazione domani mattina, ma va bene, fa parte anche questo del nostro viaggio. Sapete, a noi piace andare a cercare questi posticini un po' caratteristici, perché alla fine i motel fanno parte un po' della storia del viaggio americana. Noi ora ci speriamo l'insalatona sul letto, perché non ci sono altri posti per sedere. Loro sono lì, ma loro sono carini. Ale si lava le mani e bimbi mangiano là. E noi, con tanta stanchezza in corpo, ma felici di questo viaggio che ci sta portando da New York a... Non lo sapete ancora. Punto misterioso. Adesso mangiamo, andiamo a letto e domani si riparte. Un nuovo viaggio, un nuovo vlog. Domani è una giornata di relax. Si può dire di relax? Cioè, ci facciamo un po' di viaggio in macchina, ma poi ci andiamo a rilassare, speriamo, in un bel posto. Ci vediamo domani, ragazzi. Ciao! Non ci siamo dimenticati, andiamo ad assaggiare il Kit Kat Donuts. Sa di caramello. Non ti piace? Mm. Addirittura. Disgustoso.